in queste lunghe 20 settimane o più, in cui tutti i sabati molti cittadini italiani sono entrati in piazza, che sia necessario passare dalla protesta alla proposta e che questo vada fatto riconquistando un'idea di cittadinanza matura. Noi non siamo adolescenti, non siamo bambini, non siamo pazienti, non siamo dati. Noi siamo prima di tutto cittadini e come cittadini dobbiamo essere considerati e rispettati. Allora, per incominciare a dare qualche strumento a questa piazza e alle tante persone che ci ascoltano lontani sui canali televisivi che stanno seguendo questa manifestazione, io vorrei dedicare un po' di tempo e anche utilizzare lo spazio che suo malgrado, anzi loro malgrado, Carlo Freccero e Stefano Puzzer mi hanno lasciato dicendo utilizza tu il nostro tempo, per articolare una piccola lezione di diritto costituzionale che voglio dedicare prima di tutto ai miei studenti, perché è possibile che io i miei studenti non li veda più, perché non ho intenzione di giurare, non ho intenzione di giurare al draghismo attraverso la consegna dei miei dati al Green Pass. E quindi, molto probabilmente, quando avrò finito il mio congedo di studio, sarò sospeso dall'insegnamento e farò quello che hanno fatto altri 12 colleghi e maestri, ai quali insieme agli studenti vorrei dedicare questa piazza. I 12 professori universitari che nel 1931, attenzione, hanno rifiutato il giuramento che il regime aveva imposto su suggerimento di Giovanni Gentile. Di questi 12 professori, ben 9 erano piemontesi ed erano stati affiliati all'Ateneo di cui mi onoro di essere ancora parte. Sono nomi importanti, sono maestri che non hanno piegato la schiena, sono persone che hanno saputo fungere d'esempio per tutta quella che è stata successivamente, molti anni dopo, la guerra di resistenza. Fra quelli che vorrei menzionare, almeno, Gaetano De Santis, Francesco Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra, Edoardo Ruffini e Fabio Luzzatto. Professori, studiosi, persone dal background personale e sociale molto diverso, dai figli della grande borghesia a quelli che invece si erano conquistati con la fatica e con gli studi, venendo da contesti umili, la cattedra universitaria, e alla quale hanno dovuto rinunciare per una ragione molto semplice, che trovavano osceno mentire ai propri studenti. E allora a questi maestri voglio dedicare la rinascita del Comitato di Liberazione Nazionale, che oggi voglio mettere nel contesto storico e sociale dell'Italia di oggi e dell'Italia di ieri. In troppi, in queste settimane, hanno utilizzato toni di scherno e hanno detto che non era possibile comparare la realtà del regime fascista con la realtà del regime draghista. Ebbene, io questo paragone storico rivendico di volerlo e di poterlo fare, e lo voglio fare però in modo articolato, non in modo urlato,
non in modo forsennato, non con gli scuotimenti di testa col quale mi accolgono nelle trasmissioni televisive del potere. Lo voglio fare attraverso una riflessione pacata che deriva da studi che sto conducendo e che ho condotto per molti anni. E allora, prima di entrare in questa lezione, voglio fare però un altro saluto. Ed il saluto è alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine che, come molti di noi, hanno giurato di essere fedeli alla Costituzione e di servirla con dignità e con onore. Il Comitato di Liberazione Nazionale, state sicuri, servirà la Costituzione italiana con dignità e con onore. Non saremo un esercito di sanculotti, non faremo dimostrazioni forsennate, ma rivendicheremo con forza, con schiena dritta e con coraggio la disubbidienza civile alle leggi ingiuste. Perché la Costituzione, lo sia detto ancora una volta, la Costituzione viene sopra le leggi. Il nostro dovere di servire la Costituzione e le leggi contiene il dovere di servire la Costituzione prima delle leggi incostituzionali. 26 luglio 1943. Dal balcone del suo studio, in una cittadina piemontese, Cuneo, Tancredi Galimberti, detto Duccio, si affaccia alla finestra. È un giovane avvocato, è un penalista, è un uomo di legge. Si affaccia alla finestra ed una piazza, probabilmente gremita come questa, dice una cosa molto chiara. Sì, la guerra continua, ma continua fino alla cacciata dell'ultimo tedesco e fino alla cancellazione delle ultime vestigia del regime fascista. Qualche mese dopo, questa era stata la rincorsa lunga del momento del non ritorno. Il Gran Consiglio del Fascismo, che in una serie di mie apparizioni ho paragonato non già al governo Draghi, che sarebbe un paragone storico sbagliato, l'ho paragonato alla cabina di regia. E la cabina di regia, un organismo extra ordinem, costruito al di fuori del perimetro della legalità costituzionale, che viene usato dal draghismo per non prendersi le proprie responsabilità o quantomeno per colorare di legittimità tecnocratica delle soluzioni che dimostrano soltanto la propria incapacità politica e la propria inadeguatezza al ruolo di guida di questo paese. Il Gran Consiglio del Fascismo viene istituito da Mussolini come una cabina di regia, con i suoi migliori amici. E poi, nel 1938, molti anni dopo, diventa un organo costituzionale. Non voglia il cielo che la cabina di regia mai diventi un organo costituzionale, perché la Costituzione non sopporta trasformazioni fatte nei segreti delle stanze coi pugni sul tavolo del potere. Duccio Galimberti, qualche mese dopo, e siamo al 9 settembre, dopo l'armistizio, scappa in montagna. Con lui in montagna vanno in molti. Vanno in molti in parte tutti giovani, quasi tutti giovani, molto coraggiosi, qualcuno meno giovane, qualcuno più sbandato, qualcuno meno, qualcuno di ritorno dall'esperienza militare.
ma vanno dei giovani che semplicemente una cosa volevano, la loro libertà, e che insieme alla propria libertà, attenzione, lottavano per la libertà di tutti, perché non possiamo più tollerare che chi si batte per la libertà propria e di tutti venga considerato fascista. La libertà è una condizione dello spirito per la quale vale la pena di morire. La libertà si erge nella verità. E la libertà che rende la persona cittadino e la rende nucleo di un'organizzazione politica libera e costituzionale. Duccio Galimberti pagava con la vita nel 1944 il suo coraggio. Rapito e torturato dalle squadracce fasciste, il suo corpo veniva trovato nei campi. Certo, ci sono delle fasi storiche nelle quali serve coraggio da leoni per resistere. Io non credo che siamo ancora in questa fase storica. Io non credo che oggi ci voglia troppo coraggio per dire di no. Io credo che oggi basti avere coerenza di pensiero e basti non cercare di corteggiare il potere per ragioni di ritorni personali, di denaro o di prestigio. Oggi è sufficiente questo. Ma la lotta per la libertà, la resistenza civile, è determinata dai contesti. Ci sono dei contesti storici e politici nei quali essere liberi e battersi per la libertà può costare la vita. Ci sono dei contesti in quale magari ancora la vita non costa, ma qualcosa costa comunque. Ed è molto importante, attenzione, e lo dico a quei tanti, quei troppi, molti intellettuali, molti dei miei amici costituzionalisti che non parlano di fronte allo scempio della Costituzione. E lo dico, guardate, senza nessun astio. Io rivendico la necessità dei paragoni storici. Credo che dire che l'attuale situazione non sia comparabile al fascismo sia un'operazione che serve soltanto al potere per nascondere le proprie infamie. E allora io questa comparazione la voglio fare, la rivendico e la voglio fare tutta. Perché forse, e siamo nel 1924, e parlo ai molti e coraggiosi parlamentari della Repubblica Italiana che adesso hanno votato contro Draghi e che sono entrati nel nostro Comitato di Liberazione Nazionale e che vogliono stare col popolo in questa lotta fino all'ultimo respiro, finché le ultime vestigia del neoliberismo e del draghismo non saranno cacciate. Ecco, io lo dico a costoro, se nel 24 invece dell'Aventino, quando, evocando l'esperienza della plebe romana, voi sapete, i partiti antifascisti decisero di uscire dal Parlamento e di abbandonare, ottenendone soltanto la decadenza giuridica nel 1926, ecco, se nel 1924 forse fosse nato il Comitato di Liberazione Nazionale invece dell'Aventino, se non si fosse rinunciato subito a utilizzare tutti gli strumenti parlamentari che ancora possono essere a disposizione per resistere al degrado autoritario dei governi, magari le cose sarebbero state meno cruente. Chi lo sa? La storia non è fatta di ipotesi. Ma oggi siamo in una situazione molto simile a quella del 1924. Certo, non siamo in una situazione simile a quella dei partigiani in montagna, 1943. Non c'è stata la guerra. Ma attenzione, che un popolo che dorme, un popolo che crede che i risultati della resistenza,
che la nostra Costituzione sia qualcosa di acquisita per sempre, ecco, quel popolo lì è a rischio di grandi avventure anche belliche. Ci sono venti di guerra oggi, ci sono venti di guerra ai confini della Russia, ci sono questioni enormi dal punto di vista energetico che sono in ballo. L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, ricordiamocelo. E il popolo deve stare molto attento a che i deliri di onnipotenza del potere, che ormai sono sicuramente molto conclamati, non ci portino a nuove avventure pur di rimanere in sella. Magari mi preoccupo troppo. Mi auguro di preoccuparmi troppo, ma preferisco preoccuparmi troppo che non preoccuparmi. Preferisco non girarmi dall'altra parte, come non mi giravo dall'altra parte negli anni scorsi, quando i controllori del treno o i poliziotti chiedevano i documenti soltanto ai fratelli migranti e gli italiani si giravano dall'altra parte. E oggi i documenti li chiedono a noi. Oggi sono i cittadini a subire esattamente lo stesso trattamento che abbiamo lasciato che fosse inflitto a tanti fratelli e a tante sorelle del mondo girandoci dall'altra parte. Impariamo questa lezione, impariamo dai nostri errori, impariamo dalla storia. Soltanto chi è vigliacco non impara dalla storia, soltanto i vili si girano dall'altra parte. Io voglio che tutti oggi facciano entrare le persone nei loro locali, che le persone non si prestino a diventare degli ottusi servitori di un governo illegittimo. Questa è la resistenza civile. E allora torniamo a quegli anni. Si va in montagna, combattono, combattono tanto, ma siamo 20 anni dopo, attenzione. Oggi noi siamo in un'era storica assolutamente simile dal punto di vista delle condizioni sociali e geopolitiche al momento nel quale Mussolini è andato al potere. Ricordiamocelo. Mussolini è andato al potere portato dall'asse finanziaria anglo-americana per porre in essere delle operazioni oscene. Mussolini è andato al potere con l'aiuto di Confindustria, con la borghesia distratta, col popolino contento di farsi servire, ma attenzione, è andato al potere picchiando, ammazzando e torturando i lavoratori nelle fabbriche, ribattendo e ribellandosi contro il Biennio Rosso, picchiando, massacrando e torturando di nascosto. Non vogliamo che questo succeda. Non deve succedere, non può succedere, ed è per questo che dobbiamo stare estremamente attenti, ed è per questo che dobbiamo presentarci sempre decentemente anghindati, in una posizione dialogica con tutti, parlando con tutti, perché noi stiamo battendoci per la libertà di tutti. Le opportunità di carriera erano delle genuflessioni, era essere forte col debole, debole col forte, insomma era essere un individuo egoista, distratto, bastava rinunciare a essere cittadini, così come oggi basta cedere al ricatto. Quanti dei nostri amici ti dicono, ma quante storie, vai a farti inoculare, cedi al ricatto e poi torneremo liberi. Ma attenzione, attenzione alle menzogne, attenzione alle strategie, attenzione al fatto fondamentale che... Voglio andare avanti nella discussione e poi discutiamo. Di menzogne ce ne sono tante. Allora io vado avanti, per favore, cerchiamo di mantenere la discussione. Ecco, allora, quindi che cos'è che succede sostanzialmente? Succede che il fascismo va avanti e andando avanti con tutti distratti si struttura.
si struttura come? Togliendo poteri alla monarchia e togliendo poteri al Parlamento. E lo fa naturalmente perché non c'è alternativa. Quale alternativa ci potrebbe essere? Poi lo fa attraverso una legge elettorale fasulla, la legge Acerbo, ma tutto questo lo fa sempre a statuto albertino invariato. La Costituzione era vigente, era perfettamente vigente, e il fascismo non diventa regime fino a un momento un po' più tardo. Si discute quale sia stato quel momento, è stato il 24, è stato il delitto Matteotti, sono state forse le leggi fascistissime, è stata forse l'aggressione all'Etiopia, o saranno state le leggi razziali del 38. Io so che chi fosse cresciuto nel fascismo in quegli anni, se non era figlio, non aveva la fortuna di avere dei genitori o degli insegnanti che gli spiegassero quali erano i principi fondamentali della libertà, avrebbe perfettamente potuto diventare un giovane Balilla. Perfettamente. Molti l'hanno fatto. Però tutto questo ha comportato qualche cosa di terribile. E lo sappiamo benissimo. Allora oggi io credo che siamo di fronte a dei comportamenti del draghismo che sono molto oltre i limiti che la Costituzione italiana, nata da quella resistenza. Perché la Costituzione italiana, ragazzi, guardate, è molto importante, è nata davvero dalla resistenza delle montagne. È nata dai partigiani di montagna ed è nata dai gappisti di città. Poi sono arrivati gli americani e gli inglesi. Certo, se non arrivavano gli americani e gli inglesi, finiva diverso. Ma il fatto di aver avuto la nostra resistenza, la più importante resistenza d'Europa, la più importante resistenza d'Europa, ha dato dignità al paese e ci ha dato la possibilità di scrivere una Costituzione più avanzata della stessa Costituzione americana. Ci ha dato una grande opportunità di presentarci come popolo ad una rinascita importante, una rinascita guidata da persone sagge, dagli uomini del CLN. Gli uomini del CLN hanno saputo quando unirsi e hanno saputo quando dividersi. Hanno saputo scrivere una Costituzione importante e per qualche anno sono anche stati capaci di interpretarla. Ma poi naturalmente le forze esterne ci sono sempre, non sono una novità di adesso. Non è soltanto adesso che Draghi e Macron governano per conto di Goldman Sachs. Da sempre il potere è colluso con la finanza globale internazionale, lo sappiamo benissimo, non sono delle novità assolute. E infatti quelle persone italiane, che uomini politici italiani di grande valore, con idee spesso molto molto diverse dalle mie, guardate, io sono attivo politicamente da quando ho 16 anni, ne ho 61, quindi ne ho viste passare tante. Tante di queste persone che magari io consideravo dei super nemici quando facevo parte del movimento del 77, erano tuttavia persone che stavano battendosi e si erano battute per una dignità del nostro paese nello scenario internazionale. Oggi il problema è che questa dignità si è persa. Il saccheggio dei beni pubblici, la privatizzazione dei beni comuni, la devastazione di tutte quelle che sono le infrastrutture sociali e della nostra costituzione economica hanno fatto sì che oggi l'Italia abbia un settore pubblico che è fatto di persone sostanzialmente incapaci, prive di coraggio, di visione e di capacità politica. È per questo che un personaggio come Draghi sembra a molti un titano del pensiero, un banchiere. Un uomo che ha fatto una grande, prestigiosa carriera nelle istituzioni bancarie internazionali, che ha partecipato in posizioni di grande rilevanza nella gestione del neoliberismo, non solo nella sua gestione, nella sua concezione, ma pur sempre un neoliberista e in quanto neoliberista un nemico della nostra Costituzione e del Comitato di Liberazione Nazionale. Questo è il punto.
e noi ci vogliamo muovere in tempo, non vogliamo aspettare il momento in cui ci siano le leggi draghistissime. Non vogliamo aspettare momenti in cui si facciano delle campagne d'Africa piuttosto che di Russia. Noi vogliamo muoverci in tempo e vogliamo dare in tempo un cervello politico alla costruzione di una base sociale costituente che sia capace di proporsi come governo di liberazione nazionale di fronte al neoliberismo, un governo che è dovuto da molti anni. È ambizioso come programma? Certo che è ambizioso. Abbiamo le forze per farlo? Io sono convinto di sì. Ma dobbiamo lavorare bene, senza risparmiarci, con coraggio, con dignità, in modo dialogico, per costruire da subito un cervello politico importante di quelli che sarà il percorso di lotta per liberare l'Italia dal neoliberismo. E dovremo anche decidere come farlo. Dovremo decidere con che istituzioni, con quali alleanze, con quale visione di lungo periodo, con che dialettica con l'Europa, con che dialettica con la NATO. Vogliamo tornare a essere neutrali? Non vogliamo essere neutrali? Ci sono tantissime questioni sul terreno. Tantissime questioni sul terreno. Ma io sono convinto che l'Italia delle persone competenti e con la schiena dritta possa recuperare le risorse intellettuali, culturali e di coraggio sufficienti per tracciare questa nuova strada. Se non fossi convinto di questo, non sarei sceso in piazza per battermi per la Costituzione fin dal febbraio dell'anno scorso nelle piazze già diffamate dal potere mediatico. Ma attenzione, che la diffamazione dei mezzi di comunicazione del capitale non è una novità. Concetto Pettinato, nessuno di voi sa chi era Concetto Pettinato. Concetto Pettinato era il direttore della stampa di Torino nel 1943. Nel marzo del 1943 c'è stato il più importante sciopero, iniziato il primo marzo del 43, c'è stato il più importante sciopero a Torino in tutta Italia per cacciare i fascisti e i nazisti. Uno sciopero cui parteciparono circa 500.000 di persone, ma non era come scioperare adesso. C'erano i tedeschi con le baionette, c'era la decima mas, c'era la violenza bruta. Lo sciopero era difeso dai gruppi in condizioni completamente diverse. Lo sciopero durò una settimana, bloccò la produzione economica della Germania, fu ammirato dalle potenze di tutto il mondo, compreso dal New York Times, e finì con 600 deportati milanesi e 700 deportati torinesi nei campi di concentramento. Le donne parteciparono a quello sciopero in modo massiccio. Le donne parteciparono a quello sciopero in modo massiccio, non facendo soltanto azione di aiuto e di servizio, ma facendo azioni militari, azioni vere. Ecco, Concetto Pettinato pensò bene di scrivere un articolo sulla stampa dicendo in modo irridente che gli scioperanti stavano facendo la battaglia per il re di Prussia, che in realtà stavano sostenendo il governo Badoglio e che in realtà lavoravano per Vittorio Emanuele. Lo scrisse in prima pagina della stampa. La risposta gli venne da Giovanni Pesce, il mitico visone, il capo dei gappisti torinese, uomo dall'apparenza fisica modesta, piccolino, senza capelli, magrolino, ma dal coraggio leonino. Ebbene, il mitico visone scrisse una frase che mi sono rapportato qui, e guardate, non lo faccio per antipatia nei confronti della stampa di Torino, per la quale nutro antipatia profonda perché loro hanno incominciato a attaccare me. E io voglio essere dialogico con tutti i mass media,
Se mi invitano andrò a tutte le trasmissioni, anche se mi diffamano, se mi intervistano parlerò con tutti. Però è giusto che la storia riguardi tutti. Allora, sentite cosa scriveva nel 43, che cosa rispondeva nel 43 a Concetto Pettinato, che era il predecessore dell'attuale direttore della Stampa, il mitico Visone, personaggio storico, andate a vedervelo, uno dei grandi a cui dobbiamo tanto della nostra Costituzione. Allora, dovete darmi su un attimo di tempo che mi tolgo gli occhiali. Non si preoccupi il lurido scriba. Non stiamo lavorando per Badoglio e per Vittorio Emanuele. Oggi scioperiamo perché i lavoratori soffrono di ogni sorta di privazione e si battono per il pane e per la libertà di tutto il popolo. Noi ci battiamo per il pane e per la libertà di tutto il popolo e ricordiamoci che un governo che utilizza l'articolo 4 della Costituzione come arma di ricatto è un governo che da mesi, per soltanto questo fatto, meriterebbe di essere cacciato a pedate dal popolo insorto. E ora l'articolo 4 ve lo voglio leggere, dico ancora qualcosa sull'articolo 4, ancora qualcosa sull'articolo 3, vi racconto ancora qualcosa sul diritto dovere di resistenza. Dovete aver pazienza, se vi annoiate andatevene, lo dico sempre anche ai miei studenti, nessuno è obbligato a stare, ma ci tengo ad approfondire queste cose perché sono strumenti culturali della nostra lotta che dobbiamo padroneggiare, perché abbiamo bisogno di intelligenza e di cultura se vogliamo vincere. Ok? Di intelligenza e di cultura. E allora l'articolo 4 della Costituzione, che ho qui, e purtroppo non mi sono ancora fatto fare gli occhiali e quindi soffro un po', ci sono, scusatemi. Pensate che questo è ancora il testo della Costituzione che avevo usato per l'esame di diritto costituzionale nel 79 con il professor Franco Pizzetti, poi garante della privacy, che aveva fatto anche un buon lavoro all'epoca, povera privacy ormai, come sapete, è andata in cavalleria, come si dice. Allora, articolo 4. Voi sapete che l'articolo 1 si stabilisce il principio cosiddetto lavoristico, no? Cioè la Costituzione italiana, nel compromesso del grande conflitto capitale-lavoro, che è il conflitto storico novecentesco, prende partito a favore del lavoro, ok? Almeno formalmente. Dice, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ok, quindi questo si chiama il principio lavorista. Ok? All'articolo 4, questo principio che è un principio che di per sé obbligherebbe o comunque dovrebbe obbligare a politiche molto diverse, ma non soltanto a quelle del dottor Draghi, Politiche diverse da quelle che venivano fatte da Prodi negli anni 90, da Amato, da Berlusconi, da Renzi e da tutti quelli che adesso mi dimentico che sono stati indegnamente primi ministri di questo paese, perché si sono venduti al neoliberismo e continuano a vendersi e andranno a decidere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica e sceglieranno qualcun altro altrettanto venduto, perché devono portare a termine il disegno piduista di una Repubblica presidenziale senza elezioni. Attenzione. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Cioè, voi vi rendete conto, immaginate qualcosa di più antitetico rispetto alla politica del ricatto fatto in questi mesi. La Repubblica, cioè tutte le istituzioni pubbliche, tutte le pubbliche magistrature, hanno un dovere di non soltanto di promuovere il lavoro in generale, ma di rimuovere gli ostacoli di fatto che rendono difficile alle persone trovarlo. E questi che cosa pensano bene di fare? Di far perdere il lavoro ai lavoratori imponendo loro una violenza inaudita sulla propria autonomia personale.
con delle conseguenze economiche criminali, perché questi signori non si rendono conto quanto è difficile per una piccola impresa trovare un artigiano bravo e preparato. Non se ne rendono conto. Queste sono persone che non verranno sostituite, queste sono persone che metteranno in ginocchio l'economia delle piccole imprese di questo paese, che aveva fatto grande questo paese negli anni 50 e negli anni 60, e che devono essere schiacciate nell'interesse di Amazon e nell'interesse dei grandi gruppi multinazionali, e vogliono farci litigare sul Green Pass e sul vaccino. Ma noi non litigheremo più sul Green Pass e sul vaccino, smetteremo di litigare su quello e ci uniremo in un grande processo di resistenza per recuperare la dignità scritta in questa Costituzione. E allora mi dicono i luridi scribi, ed è una citazione, quindi non sto insultando nessuno, mi dicono in molti, che cosa? Che in realtà istigare a disobbedienza civile sarebbe un gravissimo atto di irresponsabilità politica di fronte a una persona che, come me, negli anni si è conquistata la fiducia delle masse popolari. Questo è quello che mi dicono. Tu dovresti partecipare al coro delle menzogne, dovresti essere parte di noi, perché per responsabilità bisogna tenere i bambini all'oscuro del fatto che Babbo Natale non esiste. E allora, signori miei, questo è un punto molto importante che va affrontato in chiave costituzionale ed in chiave giuridica, perché probabilmente mi chiameranno a rispondere nelle sedi probabilmente vendute costituzionali e giudiziarie di quello che sto dicendo. E allora io voglio che questa discussione sia una discussione in punto di diritto, ok? Allora, come nasce il diritto di resistenza? Il diritto di resistenza è alle origini del costituzionalismo liberale, nasce nella riflessione principalmente dei giuristi francesi ugonotti del 1500, protestanti, durante le guerre di religione, e serve sostanzialmente per evitare che il governo dei più porti alla rovina anche le minoranze. Ok? Questo era il concetto di diritto di resistenza. In realtà non nasce come un diritto individuale, perché molto poco di individuale c'era nel XV e XVI secolo, nasce come un dovere collettivo. Dovere collettivo di chi? Non nostro, dovere collettivo di quelle che si chiamavano le magistrature inferiori. Chi erano le magistrature inferiori? In monarchia, per esempio, c'era il re, che aveva tutto il potere concentrato della sovranità, e poi c'erano i parlamenti, per esempio, che erano sostanzialmente delle corti di giustizia. Oppure c'erano degli amministratori locali, c'erano i vescovi, c'erano le università, che erano magistrature inferiori. Ebbene, le magistrature inferiori avevano, secondo la teoria dei giuristi ugonotti, che non venne peraltro mai riconosciuta da Lutero e Calvino, qui c'è tutta una questione enorme dal punto di vista storiografico, ma che trovò anche dei sostenitori nel mondo della scolastica cattolica, da Suarez in avanti, ok? Quindi stiamo parlando di un costituzionalismo non partigiano, già all'epoca della nascita di un costituzionalismo universale, ok? Nonostante le guerre di religione. Ecco, che cosa scattava? Scattava il dovere di resistere qualora il sovrano portasse alla rovina il popolo. Ed era un dovere collettivo delle magistrature inferiori, ok? Dopodiché, con la rivoluzione francese, come sapete bene, prima con la rivoluzione americana, con una storia interessantissima, ma non abbiamo tempo, ma poi con la rivoluzione francese, la Dichiarazione Universale del Diritto dell'Uomo e del Cittadino pone il diritto di resistenza all'oppressione come uno dei diritti fondamentali del cittadino. Dopo i fasti giacobini, cioè dopo il primo momento costituzionale, la cosa viene in qualche modo messa a posto, perché vedete, la storia è sempre la stessa. C'è un grande conflitto fra che cosa? Fra l'autonomia, cioè il nostro essere cittadini liberi, e l'autorità.
Autonomia e autorità sono in un rapporto sempre dialettico. L'autorità cerca di imporre le sue volontà alla persona, all'individuo, l'autonomia resiste attraverso gli strumenti che ha a disposizione. Cosa avviene durante la Rivoluzione francese? Che il diritto di resistenza viene costituzionalizzato, quindi diventa da costituente a costituito, e già nel momento in cui si va alla montagna, quello che succede è che questo diritto non è più in realtà un dovere, ma può essere esercitato soltanto nelle forme costituite. Ossia, io posso resistere soltanto andando in corte di giustizia, ok? Oppure nelle forme parlamentari, come può fare Jessica Costanzo insieme ai suoi altri parlamentari del nostro CLN. Cioè, la resistenza si può esercitare in forme costituite, ok? Naturalmente, questa dialettica fra costituente e costituito è una dialettica che non funziona, perché se Duccio Galimberti avesse dovuto rispettare le leggi fascistissime, e se prima di lui, in questa città, Gobetti piuttosto che Gramsci, che attenzione, negli anni 20 non rischiavano quello che ha rischiato Galimberti negli anni 40, sempre per quella cosa lì che non si possono comparare le epoche, perché Gramsci fu deputato, e perché Gobetti andava a parlare e andava a stimolare, a provocare la borghesia torinese ai teatri e stampava, certo, poi finiva sotto la censura mediatica. Ma chi non finisce sotto la censura mediatica? Siamo qui su BioBlu, lo sappiamo perfettamente, voglio dire, la censura mediatica colpisce sempre chi si discosta dal potere, fa parte della normale dialettica politica costituzionale. Ossia, il diritto di resistenza vive come forma costituente, ok? Cioè non può mai essere costituito, ma rimane all'interno della soggettività del cittadino libero come suo modo di mettere sotto controllo le istituzioni. È il grande principio della libertà politica. Thomas Jefferson, tanto per parlare di una persona che non è certamente un pericoloso comunista, quando era già presidente degli Stati Uniti, di fronte a quelle che erano state delle sommosse dei contadini impoveriti del Massachusetts che avevano attaccato le sedi delle corti, disse espressamente: non voglia Dio che non ci sia ogni tanto una buona insurrezione di popolo, perché significherebbe che non siamo in un paese libero. Attenzione! Cioè, il diritto di resistenza è il sale della democrazia. Se la gente non resiste più perché non se ne accorge, vuol dire che la democrazia è finita. Siamo capassati in uno stato di ipnosi. E questo è il grande problema della contemporaneità. Quindi noi abbiamo un ruolo importante da svolgere per svegliare le tante persone che sono cadute in condizioni semi-ipnotiche. Ok? Allora, rinasce, diciamo, in Italia come? Quando rinasce il diritto di resistenza? Rinasce, come vi ho detto, col CLN. Allora, noi non vogliamo aspettare che il diritto di resistenza rinasca quando è troppo tardi. Io voglio evitare scontri fratricidi, voglio evitare che l'Italia si divida, voglio che insieme si trovino delle soluzioni ragionevoli di alto profilo per recuperare dignità e libertà. Questo voglio fare io. E allora il CLN deve muoversi prima, in anticipo di 20 anni. Non sono io che lo lancio, sono le condizioni storiche che lo chiedono. Quando si esce dal seminato costituzionale, quando il potere, le magistrature superiori ed inferiori tradiscono il popolo libero deve esercitare il diritto di resistenza. E adesso voglio dare la parola a un altro giurista, a un altro personaggio del mio immaginario e della mia iconografia, perché come tutti gli studiosi io vivo in un mondo che è il mondo che studio, no? Chi è quest'altro signore? Un signore che scrive queste parole, che avete trovato scritte sul volantino di invito a questa piazza.
La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino i diritti fondamentali e diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Giuseppe Dossetti, leader della componente sociale della Democrazia Cristiana, fiero oppositore di Alcide De Gasperi sulla questione atlantista. Alcide De Gasperi, come sapete, era un forte sostenitore dell'atlantismo. Dossetti voleva una via italiana autonoma. È stato probabilmente il costituente italiano più influente e più importante. Godeva di un rapporto di stima con Palmiro Togliatti, Ercoli, il migliore. E questo rapporto di stima sviluppato con Togliatti, che si era sviluppato sul fronte antiatlantico, quindi l'idea era che cosa univa un signore che era un professore, era un mio collega, era un professore però di diritto canonico, giovane professore di diritto canonico, poi era andato in montagna in Emilia-Romagna durante la Resistenza, aveva dimostrato coraggio fisico, poi era entrato nell'Azione Cattolica e poi dopo aveva fatto tutta, era stato anche vice segretario della Democrazia Cristiana, insomma, era poi andato in Costituente, era stato eletto in Assemblea Costituente. Viene eletto in Assemblea Costituente e stabilisce un rapporto importante con Togliatti. Calamandrei, Piero Calamandrei, altro giurista, mi spiace che parlo solo di giuristi ma non lo faccio apposta. La verità vera è che i giuristi quando entrano in campo per la Resistenza sono rilevanti ed è per questo che non entrano in campo. È per questo che non entrano in campo, purtroppo. Ecco. Allora, che cosa diceva Piero Calamandrei? Era invece un toscanaccio. Era di Giustizia e Libertà, quindi era dell'altra, della terza grande componente, diciamo, del compromesso costituzionale. Che cosa dice Piero Calamandrei? Che cosa fa Piero Calamandrei? Sfotte un po' Togliatti e gli dice che sostanzialmente aveva barattato la rivoluzione tradita con la rivoluzione promessa. Ok? Cioè Togliatti dopo il 44, svolta di Salerno, sono tutte cose che avrete studiato sui libri di storia, a un certo punto decide di giocarsi la partita costituzionale, va in Costituente, incontra Dossetti, Dossetti sostanzialmente lo convince a quel compromesso che, diciamo, Calamandrei sfotticchiava dicendo guarda la rivoluzione, volevi la rivoluzione, guarda cosa hai beccato, ma in realtà la visione di Dossetti non era tutti proletari, era tutti proprietari. Lui immaginava un'Italia fatta di piccole proprietà, esattamente quello che Draghi adesso vuole massacrare. Quello che sta succedendo adesso è il massacro della piccola proprietà, che era esattamente quello che Dossetti voleva e che entrò nella nostra Costituzione 41 e seguenti. Costituzione economica attuata fino agli anni 70 e poi infamemente abbandonata. Ok? Allora, che cosa dice? Quindi Dossetti dà questa definizione di diritto di resistenza. Dove la dà? Nella Commissione dei 75. La Commissione dei 75 era il pezzo, diciamo, dell'Assemblea Costituente che doveva fare effettivamente il testo e che fu Dossetti a far organizzare in tre sottocommissioni. Okay? La prima delle quali era la sottocommissione per i rapporti, i diritti fondamentali, nella quale lui stesso andò. Cosa succede in sottocommissione? Prende la parola un altro grandissimo della Democrazia Cristiana dell'epoca, uomo su cui mentre leggevo questa Costituzione studiavo il diritto costituzionale nel 79, Costantino Mortati. Se ci sono degli studenti di giurisprudenza se lo ricordano ancora adesso perché il suo manuale lo usiamo ancora oggi. Ok? Cosa dice Mortati all'epoca giovane costituzionalista in Costituente? Dice ma non serve costituzionalizzare il diritto di resistenza perché il diritto di resistenza è già contenuto nel principio democratico di sovranità popolare. Ok? Cioè guardate che questo è un punto importante. Non è che sia stato non inserito in Costituzione perché non si voleva un popolo capace di resistere. Si è detto semplicemente che il diritto di resistenza era parte consustanziale, usavano quel termine,
era parte consustanziale della stessa idea di democrazia fondata sulla sovranità popolare. Quindi noi il diritto di resistenza nella sua forma costituente ce l'abbiamo. Quello che il diritto di resistenza ha prodotto in assemblea costituente è stata un'altra formula, quella dell'articolo 54. Vi prometto di fare in fretta. Articolo 54, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, no? Allora, 54 dice, scusate, è brutto invecchiare. Allora, eccoci qua. Articolo 54, già menzionato prima, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Attenzione, prima la Costituzione, vi ho già detto, e poi le leggi. Secondo comma, importantissimo, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Cioè, Draghi, Mattarella, Fico, la Casellati, i parlamentari, Speranza, i membri del governo, tutta questa gente, ok? È affida tecnicamente per la nostra Costituzione, è affidataria di funzioni pubbliche. Cioè noi abbiamo dato loro fiduciariamente una funzione pubblica e loro devono adempierla con onore, giurando di rispettare questa Costituzione, e non lo stanno facendo. E allora, di fronte a tutto questo, voi capite che non siamo noi che lanciamo il CLN. Il CLN chiede a gran voce di riemergere dopo essere finito nel 47 perché sembrava finita la sua storia, di riemergere oggi per fare quella che è sempre stata la sua grande funzione, di guidare il popolo nell'essere popolo libero. Io direi che con questo possiamo quasi lasciarci. Frequentare e passare un po' di tempo con questi grandi. Perché guardate, una delle cose belle di studiare la storia e di studiare la storia politica in particolare è che ci si misura con persone che magari viste da vicino erano anche loro portatrici delle loro debolezze, delle loro umiltà, delle loro viltà, delle loro paure, delle loro umanità. Ma erano riusciti e sono riusciti comunque a consegnare in qualche modo a noi un paese che aveva delle potenzialità di essere un grande paese. E allora io credo, in nome delle generazioni future, che tra il resto è il nome della cooperativa Rodotà che ho e che abbiamo gestito in questi anni proprio per cercare di resistere al degrado del neoliberismo, e che adesso non è certamente una soggettività che mette il cappello su nulla, ma che semplicemente si mette a disposizione come ruolo per cercare di favorire il fatto che il CLN nasca, cresca, si articoli e sia in grado di dare e di costruire un'opposizione sociale vera in questo paese, che non sia la finta opposizione dei Fratelli d'Italia. Perché attenzione alle finte opposizioni, attenzione alle posizioni di Sua Maestà, attenzione ai venduti, attenzione agli infiltrati, attenzione a tutti quelli che vogliono trasformare queste piazze non in un grande luogo costituente, ma in un luogo di vergogna. Attenzione a tutto questo. Ma questo possiamo evitarlo soltanto noi, adempiendo il nostro dovere di cittadini con lealtà e con onore, sempre. Questo è molto molto importante. E allora vi lascio qui. Ci siamo confrontati con dei grandi,
ho voluto mettervi a disposizione alcuni strumenti, riflettiamoci, stiamo collegati, parliamo, dialoghiamo, spieghiamo alle persone che dormono che devono stare con noi, non devono stare col draghismo, devono stare col CLN. Viva il CLN, viva queste piazze, viva la Ricostituente, grazie.